bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto alla luce della prestazione? No, vediamo sempre il bicchiere mezzo pieno, perché cerchiamo sempre di rimanere positivi. Le partite sono, ognuno cerca di prepararle per vincerla, sia una squadra che l'altra, però dopo in campo succede quel che succede. Noi ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo avuto un rigore contro che è stato un episodio dubbio, siamo stati bravi a riprenderla e dopo siamo andati in svantaggio e poi alla fine siamo riusciti a pareggiarla, abbiamo cercato ancora di spingere per vincere la partita, però ci teniamo questo punto e guardiamo subito la prossima. Anche perché comunque al di là del doppio pareggio nelle ultime due gare, 6-4 vittorie consecutive e comunque 6 partite con risultato significano qualcosa, no, per una squadra come la nostra. Sì, siamo contenti di come siamo partiti, siamo contenti del lavoro che stiamo facendo e tutte le settimane cerchiamo di affrontare la partita che arriva nel miglior dei modi e quindi l'unico segreto è lavorare. Poi non è facile giocare a Gavaglia in un campo diciamo tutto raccolto, come ti sei trovato contro la Virtus e dal punto di vista magari della preparazione della squadra, se possono aver influito sulla prestazione alcune assenze comunque importanti, credete? Sì, ma noi abbiamo tutti i giocatori della rosa, credo che sono giocatori importanti per la squadra, quindi credo che gli 11 che vanno in campo siano tutti giocatori fondamentali per la nostra squadra. E quindi noi cerchiamo di fare le nostre partite, cerchiamo, come ho detto prima, di vincere, perché il nostro obiettivo è partita dopo partita e fare bene. Poi a volte il risultato arriva, a volte non arriva, però l'importante è uscire dal campo e aver dato tutto. Poi sei contento comunque, a prescindere, segnare un gol è sempre una bella soddisfazione. Sì, sono contento. Niente, speravo di poter segnare un gol per aiutare nei tre punti, però va bene così. Chiediamo, come chiediamo sempre ai giocatori della Virtus, hai una dedica particolare per il tuo gol? Sì, lo dedico ai miei genitori, alla mia famiglia, e alla mia fidanzata, a tutte le persone che mi sono sempre state vicine. Grazie mille.